Il cibo, come dicono i mass mediologi, è un medium pazzesco, cioè nel cibo c'è dentro tutto, c'è dentro l'economia, c'è dentro la politica, c'è dentro la sostenibilità, ci sono dentro elementi di carattere culturale, etnico, biochimico, e quindi parleremo di tutto questo con persone che se ne intendono. È stata cucinata con quello che sarebbe stato gettato via. Di fatto non è finito nel bidone della spazzatura, non è diventato rifiuto, ma al contrario è qualcosa di buono, e il cibo ha valore, è buono. Ci stiamo interrogando in questo periodo e vogliamo farlo attraverso un dibattito pubblico che coinvolga la maggior parte dei cittadini torinesi su come deve essere una città che vogliamo intelligente. E oggi raccontiamo un pezzo di questa storia. Una città intelligente per noi è una città che sa non sprecare. No, è molto bello che questa cosa si tenga oggi, 2 giugno, nel giorno in cui si celebra anche la nostra Costituzione. Perché la nostra Costituzione, all'articolo 9, dice che dovremmo preoccuparci anche della valorizzazione del paesaggio. All'epoca non si parlava di ambiente nei termini attuali. E ce lo dice perché ritiene che ci si debba costruire un modello di sviluppo. Oggi siamo qua e la cooperativa Nanà è uno degli organizzatori di questo magnifico evento. Per noi è il compimento di un percorso che stiamo facendo da alcuni mesi, un percorso di collaborazione con tante realtà, un percorso per approfondire il tema dell'ambiente, del cibo, del rifiuto e dello scarto. Siamo qui insieme a Libera, insieme ad Acmos. Una delle cose belle che ci tengo a ricordare è gli oltre 100 volontari che stanno da questa mattina lavorando per rendere possibile questo evento e che ci tengo veramente tantissimo a ringraziare. Conoscere al cibo un valore più forte, più importante, non una commodity qualunque per cui poi lo gettiamo e lo sprechiamo. E lì il link, ma ancora prima di parlare della Costituzione avevamo pensato anche al Trattato di Roma, ad esempio, che è venuto successivo, all'Europa, alla crescita intelligente, inclusiva e sostenibile di cui si parla nel Trattato di Lisbona. Io oggi da cittadino ancora non la vedo questa crescita inclusiva, sostenibile ed intelligente. Oggi stiamo provando a sperimentare un modello di sviluppo diverso da quello che abbiamo vissuto fino a qui e il cui fallimento ha indebolito un po' le fondamenta della Costituzione, perché la Costituzione non è solo un sistema di regole, è un'idea di organizzazione della società. Il modo in cui si è sviluppata in cui si è sviluppato un modello di sviluppo ha anche fortemente indebolito le basi della nostra democrazia. Allora mi auguro che ci sia meno solidarietà nel paese e più diritti. La solidarietà andrà mai in meno, in faccia a faccia con le persone, con i poveri, con gli ultimi, con quelli che fanno più fatica, non verrà mai, mai meno. Ma noi dobbiamo batterci perché i diritti vengono rispettati, cioè la dignità umana delle persone.